Non ha l'ambizione di risolvere definitivamente il problema della violenza di genere, in aumento dopo la pandemia, ma senza dubbio si pone l'obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani. La nuova app Mete, che la Regione Abruzzo ha messo in campo con un finanziamento di 600.000 euro, è indirizzata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, ma potrà essere scaricata anche dai più giovani, che potranno essere informati anche su tematiche delicate come quella del bullismo e del cyberbullismo, spesso collegate alla violenza di genere. Il lancio ufficiale della nuova app avverrà a Teramo il 21 novembre, poi si procederà con una campagna capillare di informazione che toccherà principalmente le scuole, come spiegato in conferenza stampa da Pietro Quaresimale, assessore regionale alle politiche sociali. Un progetto pilota, forse uno dei primi in Italia se non il primo. Vogliamo puntare sulla tecnologia perché sappiamo benissimo che i ragazzi in momento di transizione digitale stanno con gli smartphone, con i computer e quindi vogliamo sensibilizzare gli studenti, tutte le scolaresche a evitare ogni atto di violenza. Con la pandemia sono aumentati i casi, quindi vogliamo far sì che i ragazzi vengano sensibilizzati tramite questa app che dà una serie di informazioni per prevenire ogni forma di vessazione, di violenza. Abbiamo anche le problematiche soprattutto di bullismo e cyberbullismo e quindi è un'app che ci permetterà di attenuare, quantomeno parliamo di risoluzione, ma quantomeno di attenuare questi fenomeni di violenza che purtroppo ogni giorno leggiamo sui media. A realizzare la nuova applicazione già disponibile e funzionante è stata la società KPMG. Ambrogio Castellini, quest'app come funziona? Allora, quest'app è stata fortemente voluta dalla Regione Abruzzo per anticipare, prevenire il fenomeno della violenza di genere. È un'app che è stata sviluppata con il coinvolgimento del territorio, con il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi abruzzesi e mira fondamentalmente a fornire un canale chiaro, certificato e alternativo ai canali che oggi i ragazzi utilizzano per informarsi. Questa applicazione è presente sia online al sito meteregioneabruzzo.it che ovviamente sugli store principali. È scaricabile direttamente dagli app store ricercando Mete VDG. L'applicazione darà la possibilità di fornire ai cittadini informazioni appunto chiare e puntuali rispetto a quelli che sono i servizi presenti sul territorio. Mi servirà anche a denunciare fatti di violenza di genere? No, non vogliamo sostituirci ai canali che già esistono, le questioni di denuncia sono sicuramente una cosa rilevante e vanno gestite in maniera corretta. Questo vuole essere un canale di informazione.